Buongiorno a tutti carissimi, eccoci giunti al grande giorno del Giovedì Santo che conclude questo tempo quaresimale perché oggi Giovedì Santo con la messa di questa sera in Cena Domini inizieremo il Sacro Triduo Pasquale nel quale rivivremo i misteri della nostra salvezza, la passione, la morte e la resurrezione di Gesù. Oggi l'unica Santa Messa che viene celebrata è appunto quella di questa sera, nel tardo pomeriggio, della Cena del Signore. Tra poco reciteremo la preghiera delle lodi mattutine, come le ripeteremo anche domani, Venerdì Santo e Sabato Santo, sempre qui alla Chiesa di Santa Marta alle ore 7. Come questa mattina, al Giovedì Santo, si è sempre celebrata nella cattedrale di Novara alle 9:30 la messa crismale presieduta dal vescovo e concelebrata da molti sacerdoti. Io, Don Stefano, che Don Salvatore, abbiamo sempre partecipato a questa significativa messa crismale, messa nella quale il vescovo benediceva i tre oli santi per la celebrazione dei sacramenti. Purtroppo quest'anno, a causa della pandemia, è stata sospesa, come pure in tutte le altre diocesi d'Italia, dell'Europa e credo anche in tutto il mondo, perché purtroppo il coronavirus sta contaminando tutto il mondo. Ecco, questa messa crismale sarà poi celebrata nei mesi successivi, quando ritorneremo alla normalità. Ricordando oggi l'istituzione dell'Eucaristia, vogliamo nella preghiera ricordare anche l'istituzione del sacerdozio ministeriale, quindi una preghiera per tutti i sacerdoti e i ministri consacrati e per le vocazioni sacerdotali, affinché il Signore mandi molti operai nella sua messe. Come sappiamo, ci può essere l'Eucaristia unicamente e soltanto se c'è un presbitero, un sacerdote ordinato. Quindi preghiamo giustamente per le vocazioni al ministero presbiterale. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Lode a te. Gesù Redentore, immagine del Padre, luce d'eterna luce, accogli il nostro canto. Per radunare i popoli nel patto dell'amore, distendi le tue braccia sul legno della croce. Dal tuo fianco squarciato e fondi sull'altare i misteri pasquali della nostra salvezza. A te sia lode, o Cristo, speranza delle genti. Al Padre, al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Guarda, Signore, vedi la mia angoscia, rispondimi, fa presto. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti, fiat
fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo. Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli, le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e hai riempito la terra. La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivano al fiume i suoi germogli. Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico. Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato. Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Guarda, Signore, vedi la mia angoscia, rispondimi, fa presto. Ecco, Dio è la mia salvezza, ho fiducia, non ho paura. Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. In quel giorno direte, lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi, ciò sia noto in tutta la terra. Gridate, giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, Dio è la mia salvezza. Ho fiducia, non ho paura. Ci nutri, Signore, con fiore di frumento, ci sfami con miele dalla roccia. Esultate in Dio nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa. Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe. Lo ha dato come testimonianza Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto. Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Avvolto nella nube ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, non ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto.
Apri la tua bocca, la voglio riempire. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano. I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci nutri, Signore, con fiore di frumento, ci sfami con miele dalla roccia. Vediamo Gesù coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti. Ed era ben giusto che colui per il quale e dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che li guida alla salvezza. Di gloria e di onore hai coronato il tuo Cristo. Di gloria e di onore hai coronato il tuo Cristo. Tutto hai posto ai suoi piedi. Hai coronato il tuo Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Di gloria e di onore hai coronato il tuo Cristo. Quanto ho desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima di patire. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente, nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Oh,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima di partire. Cristo, il sacerdote eterno, consacrato dal Padre con il crisma dello Spirito per comunicare agli uomini le ricchezze della sua casa. Con animo lieto acclamiamo, noi ti ringraziamo, Signore. Mediante il battesimo ci hai uniti a te nella morte, sepoltura e risurrezione. Noi ti ringraziamo, Signore. Con l'unzione spirituale ci hai resi partecipi della tua dignità regale, sacerdotale e profetica. Noi ti ringraziamo, Signore. Fai scendere su di noi l'olio della letizia, della pace e della salvezza. Noi ti ringraziamo, Signore. Ti incontri con noi nei sacramenti per offrirci l'abbondanza dello Spirito. Noi ti ringraziamo, Signore. Riassumiamo queste intenzioni di preghiera e quelle che ciascuno di noi porta nel proprio cuore con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, vita e salvezza di chi ti ama, rendici ricchi dei tuoi doni. Compi in noi ciò che speriamo per la morte del Figlio tuo, e fa che partecipiamo alla gloria della sua resurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di concludere con la benedizione del Signore, come ho suggerito, ciascun giorno di questa settimana santa, anche questa mattina, recitiamo la preghiera al nostro venerabile padre Giuseppe Picco. Venerabile padre Giuseppe Picco, in questo tempo veramente drammatico e difficile, ricordiamo anche a te che sei stato tanto amato e venerato in queste nostre terre del Cusio e del Borgomanerese, terre che ti hanno visto soccorrere ed infondere speranza a molte persone, soprattutto a quelle più deboli, ammalate, anziane e prive di ogni conforto. Assisti, ti preghiamo, tutti coloro che in queste settimane, soprattutto come medici e infermieri, stanno soccorrendo in Italia e nel mondo intero quelle numerose vittime del terribile morbo del coronavirus. Questo è davvero un tempo che viene definito quasi apocalittico, nel quale abbiamo estremamente bisogno di cure e di nuove medicine che possano guarire sia il corpo che lo spirito. Tu che ora vivi nella vita nuova ed eterna, promessaci da Gesù, guarda e veglia ogni giorno sulla nostra vita, affinché il nostro piede non inciampi nel male e nel maligno, per l'intercessione anche della Vergine Maria e di San Giuseppe, ai quali tu nutrivi una particolare devozione. In questa settimana santa
incamminati verso la Pasqua di resurrezione, invochiamo su ciascuno di noi la tua santa benedizione, affinché tu possa infondere forza e coraggio nei nostri cuori, per riempirli attraverso il dono dello Spirito di molta speranza e di una pace duratura. Amen. O venerabile Padre Giuseppe Picco, prega per noi. E con la benedizione, anche a nome di Don Stefano, auguro a tutti voi una buona e santa giornata di questo giovedì santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.